fa, proprio in questo giorno, la poetessa Antonia Pozzi decideva di porre fine alla sua giovane vita. Aveva solo 26 anni. Una vita però che era stata vissuta molto intensamente, molto di slancio, fra i suoi mille interessi, lo studio, l'impegno sociale, perché si dedicava generosamente anche ai disabili, ma soprattutto alla scrittura. La scrittura che ci ha lasciato un corpus poetico veramente impressionante, sia per quantità che per qualità, facendo della sua opera una delle espressioni più alte della poesia del Novecento. Una vita vissuta anche in tre località principali: Milano, dove viveva con i genitori in una bella casa borghese di via Mascheroni, Pasturo, dove aveva una casa di leggiatore moderno, e la Zelata. Alla Zelata c'era la casa dei nonni materni e alla Zelata aveva vissuto sua madre, Carolina Cavagna di San Giuliano di Guardana. La vita di Antonia Pozzi è stata costellata di amori infelici, vuoi perché contrastati dalla famiglia, vuoi perché non corrisposti. Capire le ragioni del suo suicidio è impossibile. Quello che possiamo intuire leggendo la sua biografia, le sue opere, è che la sua sensibilità era molto delicata, acutissima. Non ha retto la durezza di un tempo in cui la donna era ancora soggetta al predominio maschile, in un contesto familiare fortemente caratterizzato dal patriarcato, dove i padri decidevano il destino delle figlie. Non ha retto questa sua sensibilità la durezza di un tempo in cui venivano promulgate le leggi razziali, che si avviava verso la tragedia della guerra. Ma noi questa sera vogliamo parlare di un amore felice. Avrete visto il titolo di questo, che non vuole essere, non ha la pretesa di essere un convegno, insomma, questo ricordo, perché vogliamo parlare di quello che la legava a questi luoghi, alla Zelata e dintorni, dove questi nonni materni possedevano una dimora che noi oggi, noi siamo andati a visitare, è una grandissima tenuta agricola lungo il margine del Ticino. Il nonno si chiamava Antonio Cavagna San Giuliano di Guardana. Se qualcuno di voi ha la curiosità di andarsi a vedere su internet chi era questo personaggio, scoprirà delle cose incredibili. È stato senatore della Repubblica ed era uno dei più grandi collezionisti di manoscritti. Pensate che aveva una collezione che è stata acquisita perché lo Stato italiano non era in grado di pagare la cifra incredibile di questa collezione dall'Università di Illinois. Infatti si trova in America. Antonia si chiamava così perché aveva preso il nome del nonno. E pensate anche che Gelata ha un'unica via, che la attraversa tutta, e questa via si chiama via Antonio Cavagna San Giuliano di Guardana. Antonia passava molti periodi di vacanza, possiamo dire, da questi nonni che erano molto amati, ma in modo particolare lei amava la nonna. La nonna, la mamma della sua mamma, che si chiamava Maria Gravignola. Lei affettuosamente chiamava la mia nena, e a cui ha dedicato veramente moltissime pagine, sia dei suoi diari, delle sue lettere, delle sue poesie. E anche fa un riferimento a lei in una straziante lettera di addio che lascerà ai genitori. Quindi, dicevamo, trascorreva lunghi periodi della Zelata e questi luoghi in cui lei viveva hanno avuto un'importanza fondamentale nella sua opera, perché lei si è proprio ispirata moltissimo alla natura, alla bellezza, alla dolcezza della campagna lombarda. Le acque del Ticino sono protagonisti di moltissime pagine dei suoi scritti, tante lettere, molte poesie, ma anche di tante fotografie. Non so se avete notato che abbiamo proiettato all'inizio.
all'inizio alcune immagini. Queste sono immagini scattate da lei, perché lei era un'appassionata fotografa e ha immortalato nei suoi scatti molte scene di vite campestri, molti volti di contadini della Zelanda. Era questo hobby, era un hobby assolutamente inconsueto per i suoi tempi, per una donna. E lei era un ambientalista, ed era una donna molto avanti per il suo tempo. Ebbene, a Zelanda nessuno conosce la storia di Antonio Pozzi, nessuno sa chi era. Per questo motivo, noi di Zelanda Verde, che tra i nostri obiettivi abbiamo quello proprio di valorizzare la storia e la natura di questo ultimo lembo della Lombardia contadina e ottocentesca, che sta progressivamente sparendo, sommersa dai cartelloni e dal cemento, abbiamo deciso che si doveva restituire ad Antonia il posto che aspettava nella memoria di questi uomini, a lei e a noi così cari. È stato un percorso, come potete immaginare, complicato e difficile. La nostra è un'associazione che è nata da pochissimi mesi, si basa sul puro volontariato, ma oggi è come se avessimo sciolto veramente un voto che abbiamo fatto all'Antonia e siamo qui a ricordarla finalmente. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto tanto perché questo giorno venisse, i relatori che vedete qui, che hanno condiviso con noi questo cammino e che condividono questa devozione, vorrei chiamarla, no, questo amore per l'Antonio Pozzi. I volontari della nostra associazione si sono prodigati in questi giorni per la buona riuscita, gli amministratori locali che ci hanno offerto un prezioso aiuto organizzativo e a voi tutti che siete venuti qui oggi a celebrare questo tributo di memoria. Voglio concludere questa breve introduzione facendo una proposta concreta. Approfitto del fatto che vedo in prima fila il presidente della provincia di Pavia, Daniele Cosone, e ci sono autorevoli anche rappresentanti degli enti locali. Antonia Pozzi era un ambientalista convinta, amava molto la natura e la cantava tantissimo. Antonia Pozzi amava più che le belle auto che possedeva, perché era ricca, amava girare in bicicletta. Allora io direi che la cosa migliore per celebrarla sarebbe proprio di realizzare una pista ciclabile che colleghi la Zelanda a Breguardo. È un'opera, inutile dirlo, molto utile, direi necessaria, ma che avrebbe anche un alto valore simbolico di restituzione di memoria. Lei ne sarebbe felice e anche noi. Ringrazio.